aspetta un fucking secondo. Io non rientrerei a box, allora, te lo dico già. Secondo, capisci che fai le cose sbagliate, ma ci vuoi andare fino in fondo. Beh ragazzi, cosa è successo in questo caso? Era il turno dove avevamo messo le gomme nuove e dove comunque stavamo cercando di fare un bel passo. E da regolamento, giustamente, essendo che giravamo con altre persone un pelo più lente di noi piloti, dovevamo sottostare al fatto che in un punto pericoloso della pista dove sorpassare era complicato e pericoloso, dovevamo sempre aspettare che finisse quel tratto di pista. Questo voleva dire che ogni nostro giro veniva abortito per colpa di questo discorso qui. Come vedrete fra poco, io sono arrivato dietro a questo altro pilota. E qua Nemarro, come cazzo, bianco e nero. Come si può chiamare? Amatore, ok. Come vedrete, ero dietro a questo amatore. Cioè, non lo so, vai. Ecco, adesso non la finiamo. Esatto. Come vi farò vedere fra... Vai, ti prego. Esatto. Come vedrete fra poco, ero arrivato dietro a questo amatore nel punto pericoloso che dicevamo prima. Quindi ho aspettato tutte le curve necessarie per uscire dalla zona di pericolo e a quel punto ho accelerato e sono entrato all'interno per passarlo. Lui ha fatto una traiettoria completamente, una sua traiettoria, andando completamente largo e poi tornando repentinamente all'interno e mi ha trovato lì. Giustamente si può essere spaventato, ma insomma ognuno fa la sua strada e ci sono piloti più veloci o meno veloci, quindi insomma... Alla fine adesso ve lo faccio vedere, quindi giudicate voi. E comunque poi è andata a finire così. Niente di che, grandi abbai, ma alla fine, come al solito, niente. Poi ero un po' in difficoltà perché sono arrivati i suoi amici e gli hanno portato via la moto. E quindi era lì senza moto e poteva venirmi a menare. Invece io c'avevo la moto, cercavo il cavalletto e non c'era. Quindi niente, alla fine me l'hanno portati via. E è buona ed è finita così, come al solito. Dai. Allora, la domanda è questa, perché visto che tutti noi siamo degli esseri umani, no? E tutti possiamo sbagliare. Se io impennassi la moto e la capottassi, è successo a grandi campioni come Bautista. Quindi perché non potrebbe capitare a me? Cosa cioè, ce l'ho tipo un bonus, capito? Un bonus capottamento, non ce l'ho. Va bene, bonus. Uno. Ti lo do che non ti picchio io subito. Ok. Però chiamo e ti inculo. Non puoi dire niente.
Sbip, vabbè, anche le conseguenze. Bisogna. Bautista aveva vinto quando si era cappottato. Io ti dico, se sbagli, non entrare più nel box. Tanto non vinci le gare. Però mi dispiace smontarlo perché l'ultima gara l'abbiamo vinta. Allora è meglio non cadere. Ma cadere, cadere succede. Era il cadere per un'impennata. Che problema. A me mi è successo. Beh, un'impennata, no, prendi le botte. A me mi è successo. Prendi le botte per cadere in un'impennata. Che ha disfatto. Io non rientrerei a box. Allora, te lo dico, già. C'è stata quella volta dove sono stato veramente tanto vicino con la Yamaha. A Lausestring. Mamma mia, accompagnato, accompagnato. Con la Yamaha non puoi staccare i controlli mentre vai. Quindi c'era Russo che era lì che così ha detto, ci penso io, no? Allora mi sono messo lì, gli ho piantato di prima. E la moto tipo andava su, però con sforzo ma andava su. A un certo punto secondo me è impazzito. È impazzito la centralina ed è andato indietro. Sai com'è? È andato a dare una mano. Ma io ero così, perché già mi vedevo in diretta TV, il coglione si stende, grande. No, era scemo, si stende facendo impennata a caso, a casa, a gara finita, a caso, perché non aveva senso, sono impennato. Sento a mio agio. Secondo capisci che fai le cose sbagliate, ma ci vuoi andare fino in fondo? È quello che sto facendo. Guarda come dondola. Stiamo portando la moto. Cos'è che hai detto? Parla anche al singolare. Sto portando la moto. Luca, cosa è appena successo? Abbiamo finito adesso di registrare il 20 minuti di clip, non mi sento più la gamba, esatto, destra. 21 minuti di clip, ragazzi. Apputatemela. Luca con la tuta. Sento tutti i brividoni, cioè sento ah, come YouTube anch'io. Lo salutiamo di nuovo. Carissimo, carissimo. Mi serve proprio un po' lo rafforzante adesso perché è il quarto giorno post turni, siamo qui a fare clip e io sono devastato. Lasciatemi qua. Quindi ci vediamo domani in aereo. Sì, ciao ragazzi, ciao. È ora di tornare a casa. Ma io ho una domanda più importante. Che domanda hai? Il mio passaporto.
Ormai ce li hai? Ce l'hai? Ce l'ho. Allora sì, perché dovete sapere che all'andata l'ha perso 5 volte. 5, eh? Dico solo che una volta ho dimenticato le chiavi della macchina nel frigorifero. Il cappuccino nel bicchiere di carta è illegale in praticamente tutti i paesi del mondo. Sta attendendo la sua scelta sbagliata. Tu ridi, ma hai un bocadillo al prosciutto crudo che è diventato cotto.